esempio dei tavoli che già ci sono, però quanto è importante aprire anche a soggetti che non sono ancora seduti a quei tavoli? Io mi associo ai ringraziamenti, ringrazio il protagonista per aver organizzato oggi questa iniziativa. La presenza e il contributo dei soggetti civici è fondamentale, è fondamentale. Chiaro che noi abbiamo la convenzione della vittoria in mano, lo dico in riferimento ai dati che ero proposto. Ieri un sondaggio di Wikimedia dava in campagna del centro-destra avanti di 15 punti rispetto al centro-sinistra. È chiaro, abbiamo la necessità di partire subito. Però le elezioni poi possono partire solo a Roma. È chiaro che la campagna non è l'Umbria, la campagna non è la Calabria. Abbiamo qui comunque un PD organizzato in modo forte, abbiamo un leader carismatico, un ministro che riesce a governare in modo determinato, abbiamo anche la percentuale più alta dei 5 Stelle in Italia. Quindi questo vantaggio che ora il centro-destra ha, dobbiamo cercare di sfruttarlo in tutti i modi. E anche io guido con favore, diciamo, la scelta della Lega in qualche modo ha staccato con i 5 Stelle perché ci dà maggiore forza in campagna anche per ragionamenti più alti. Quindi vi dicevo che l'importanza di aprire è fondamentale. Prima si parlava di primarie, non è una procedura che escludiamo. Chiaro che dobbiamo trovare però il modo per iniziare a fare campagna elettorale, iniziare a ragionare sui programmi. Proprio ieri, sapete, ho detto prima di me sia Andrea che Salvatore, abbiamo lanciato con un pizzico di orgoglio la candidatura di Cirilli. Noi mettiamo il nome di Cirilli, deputato di lungo corso, amministratore che ha dato risultati brillanti nella politica di appartenenza, un fondo di istituzioni. Abbiamo messo il nome di Cirilli sul tavolo, cioè noi siamo pronti, vogliamo vincere in campagna e siamo pronti a mettere in campo la migliore risorsa che abbiamo oggi a disposizione. Ma dobbiamo comunque fare i conti anche, come diceva bene il coordinatore provinciale di Forza Italia, di quello che sono i rapporti di le ampie divisioni, però dobbiamo anche cercare di individuare anche in campagna il candidato migliore per lì. E quindi noi partiamo da Cirilli perché, come dicevo prima, per noi rappresenta sicuramente una personalità forte che potrebbe in questo momento storico contrastare a testa alta il governatore De Luca. Io direi un po' più che mi giro e poi aspetto l'altro.